Allora, io continuo a raccontarvi alcune casistiche di indagini che abbiamo realizzato in relazione a casi di sinkhole. Allora, questo diciamo il caso di Villa Mazzanti, i punti salienti sono la manifestazione del fenomeno, le indagini geognostiche e rilievi che abbiamo eseguito e successive indagini georadar. Qui Villa Mazzanti si trova sul versante orientale del rilievo di Monte Mario. Qui abbiamo inserito delle immagini d'epoca per far capire l'ubicazione dell'area. Allora, relativamente ai fenomeni che si sono manifestati a Villa Mazzanti, noi abbiamo avuto degli sprofondamenti nel terreno del giardino di Villa Mazzanti e delle deformazioni sui manufatti. Qui è riportata nella planimetria la zona interessata dal fenomeno. Un blocco diagramma con cui riportiamo le indagini eseguite, che ci ha permesso quindi di ricostruire il modello geologico del volume significativo dell'area, questa è una sezione, e successivamente, visto che il modello geologico dei terreni presenti non ci ha fatto pensare alla presenza di un vero e proprio vuoto per data loro natura, diciamo, qui è stata una ricerca di sinkhole borderline, diciamo, una ricerca che come le ciambelle, diciamo, non tutte le sinkhole riescono col buco. Diciamo, in questo caso il buco non l'abbiamo trovato. Questo è il risultato delle indagini georadar che hanno evidenziato quelle zone in cui l'addensamento delle sabbie, diciamo, è stato minore. Qui possiamo vedere quali sono state queste aree più detenzionate. E questa è l'interpretazione che abbiamo dato al fenomeno, cioè un sifonamento delle sabbie di Monte Mario dovuto alle acque di precipitazione che dilavavano queste sabbie. Infatti abbiamo, oltre a riconoscere quelle pseudocolline che avete visto prima in foto, abbiamo riconosciuto, diciamo, anche degli accumuli di sabbia a valle dei muri a secco. Diciamo, e questa è stata una ricostruzione compatibile con gli elementi a nostra disposizione. Allora, un altro esempio che corre velocissimo per tempo breve, diciamo via Policastro a Roma. Le caratteristiche peculiari, diciamo, di questa indagine sono state un sondaggio geognostico che intercetta un vuoto durante la realizzazione di normali indagini per la progettazione di un parcheggio interrato. Successivamente abbiamo eseguito delle indagini geofisiche e tomografie elettriche. E sulla base dei risultati di queste tomografie elettriche siamo andati in modo mirato ad eseguire sondaggi geognostici per vedere in maniera quantitativa che cosa c'era sotto queste aree d'anomalia. Questa è l'area, ecco, questa è la prima fase di indagini che ci ha evidenziato una cavità all'interno del sondaggio S2. Successivamente sono state fatte queste tomografie elettriche, che scorriamo velocemente, e sono stati evidenziati quattro punti critici. Sotto questi quattro punti critici sono stati eseguiti ulteriori sondaggi ed è stata eseguita una videoendoscopia all'interno del sondaggio che ha riscontrato nuovamente la cavità. E questo, diciamo, è il risultato della cavità che è stata riconosciuta. Questa è la sezione finale. L'ultimo caso che presentiamo è relativo ad Allenere, che è caratterizzato, un paese in provincia di Roma, è caratterizzato da queste peculiarità. Manifestazione del fenomeno, qui a differenza di Policastro il fenomeno si è manifestato, quindi contestualizzazione geologica e geomorfologica dell'area. Le indagini geofisiche, le tomografie elettriche su tutta l'area e i sondaggi geognostici ove suggerito dalla geofisica e videoendoscopia per definizione della cavità. Questa è la manifestazione del fenomeno, articolo di stampa che
parla dell'apertura di questa voragine a seguito di intense precipitazioni che si sono, diciamo che hanno interessato l'estate del 2011. Ecco il nostro fenomeno. Contestualizzazione dell'area. Siamo in una zona in cui prima era tuttora presente un pluvio, ma è stato sepolto con la costruzione di un parcheggio a raso. Quindi questo è lo schema idraulico idrogeologico dell'area, quindi la causa del sinkhole. Esecuzione di una precisa campagna di indagini tomografiche. Questo è il risultato delle indagini topografiche, che ha evidenziato alcuni punti critici. Su questi punti critici sono state fatte le indagini puntuali con sondaggi e videndoscopie. Questo, diciamo, è il risultato della videndoscopia. Una cavità che ha 2,5 metri di diametro e una profondità di 6 metri. Avrei finito, e questa è la situazione, diciamo, è lo schema finale. Grazie. Bene, mille. Grazie. Grazie, molto interessante l'approccio che il geologo professionista dà negli studi. L'unica cosa che ho sentito, il rammarico da parte di Fabio, è il fatto che avete partecipato a una parte della ricerca, quindi non, sì. È importante anche la seconda parte, cioè dare delle soluzioni per risolvere le problematiche, cioè perché è questo il lavoro che un geologo deve fare, cioè al di là della conoscenza del fenomeno che quindi voi avete indagato, però credo che anche il fatto di proporre soluzioni per evitare il ripetersi del fenomeno sia un fattore importante. Ci sono domande per i colleghi?